in diretta dallo studio blu di Radio Fermo 1, Sabato Live. I personaggi del momento tra cultura, attualità e politica. Buongiorno, buongiorno e benvenuti, bentornati ai nostri ascoltatori. Partiamo con il sabato live di Radio Fermo 1. Io lo ricordo, l'ho fatto anche prima, mi ripresento. Sono Giorgio Federi, sono in sostituzione del nostro direttore Paolo Paoletti. E apriamo questo sabato live con il dottor Ioannis Korkolis, medico chirurgo che da di origini greche, lo tradisce il nome, dottore. E oggi lei è impegnato a Villa Vitali con un evento, Bellezza, Sorriso, Armonia. Questo il titolo, lo ricordiamo, alle ore 17:30. Dottore, sì. Lei, dicevamo poc'anzi, è un medico chirurgo, ha girato l'Italia, è di origini greche, tra Bologna, si è diviso tra Bologna, Milano, Pedaso, adesso è da diversi anni a Porto San Giorgio, lavora a Porto San Giorgio. Però questo è un evento con tanto di mostra fotografica che, insomma, incuriosisce per la natura, per gli obiettivi e soprattutto per la matrice, perché arriva da un medico, insomma. Chi è innanzitutto il dottor Korkolis? Buongiorno dottore. Buongiorno a tutti, agli ascoltatori e anche a lei, grazie di questo invito che per me è una piacevole sorpresa. Allora, dottor Korkolis, diciamo che nasce in Grecia parecchi anni fa, non diciamo proprio tutto. Si è formato a Bologna come medico, ha studiato medicina e chirurgia, poi diciamo ho iniziato l'odontoiatria quasi per caso, ma poi mi ha assorbito e ho approfondito l'argomento studiando tutte le discipline odontoiatriche sia in Italia che all'estero. La mia formazione poi ha continuato a Milano, dove ho seguito diversi personaggi sia del mondo accademico, odontoiatrico, medico e odontoiatrico italiano, ma anche grandi professionisti, con qualcuno di loro ho anche collaborato. Però il mio casuale passaggio, diciamo, nelle Marche mi ha legato in qualche modo, mi ha tratto verso queste parti. Non so perché, me lo sono chiesto anch'io diverse volte. Se mi permette posso dire una cosa che mi è venuta in mente come risposta a questa, ma perché proprio a Porto San Giorgio, nelle Marche? Mi ricordo un particolare, a Porto San Giorgio passeggiando vicino a Riva Fiorita, guardavo questi pini e sentivo il profumo. Questo, il profumo del pino marino, l'ho chiamato io, mi ha ricordato, mi ha riportato vicino a casa. Io sono nato in una cittadina del Peloponneso, sulla costa occidentale, Marionio, e vicino c'è una pineta lunghissima, una spiaggia bellissima che si chiama Caiafa, dove ci sono anche delle terme, e io andavo lì perché mi piaceva questo profumo. Bene, ho attribuito a questo. Parla come Foscolo, dottore. Grazie, non aspirerei che sia innamorato poi di Zante, dell'isola, che io guardo da questa spiaggia che le sto dicendo. Comunque è stato casuale il mio passaggio nelle Marche, ma poi qualcosa mi ha legato, oltre il profumo del pino marino, come ho detto, insomma, anche per, insomma, sdrammatizzare un po', ma è anche in parte vero, mi ha legato qualcosa che ha a che fare col mio percorso professionale. Questo viaggio è stato lungo, all'inizio anche duro, avventuroso delle volte, però questa cosa che mi ha legato riguarda più l'umanità, il legame con le persone che ho incontrato. Non sono affatto né demagogico né nulla, è quello che cercherò di fare oggi in questo incontro. Oggi pomeriggio cercherò di raccontare un minimo di questo percorso. Comunque questo legame umano anche con le persone del luogo mi ha responsabilizzato maggiormente come medico. Ho cercato sempre di studiare, di approfondire, di portare cose a questa gente, la quale rispetto e per i quali io ho organizzato questo evento. Quindi passiamo al perché, visto che entriamo insomma nel vivo dell'evento, no? Perché questo evento? Pensavo da parecchio tempo, chiedo scusa, prego, prego. Pensavo da parecchio tempo a come festeggiare questa ricorrenza, che sarebbero praticamente i miei 30 anni di attività, anche se li ho superati ampiamente, chiedo scusa. E pensando a come festeggiare questa ricorrenza, ho pensato che il modo migliore poteva essere quello di farlo
con le persone che mi hanno accompagnato in questo lungo viaggio o che mi hanno permesso di fare questo lungo viaggio nelle Marche, cioè i protagonisti che sono i miei pazienti. Per cui invece della solita cena o qualcosa che ha a che fare, diciamo, con l'aspetto prettamente commerciale o solo individuale, ho pensato di organizzare una mostra fotografica. La mostra fotografica, che è stata realizzata grazie all'incontro con il Federico Giampieri, che trovo un ragazzo veramente splendido, a parte che ha un bellissimo sorriso, per cui è in tema, diciamo una persona alla quale io ho chiesto di realizzare due scatti. Uno all'interno del mio studio, su pazienti selezionati a caso, però rappresentano tutta la gamma dei miei pazienti, età più giovani, meno giovani, con problemi prevalentemente di un tipo o di un altro, e ho chiesto al signor Giampieri di realizzare due scatti, uno all'interno del mio studio che simboleggia un percorso di vita, un percorso professionale ma anche umano, ricco di questa umanità che io nel mio studio e questa serenità che c'è perfusa nel mio studio, e un altro scatto realizzato nell'ambiente che la persona vuole, che il paziente sceglie, il suo ambiente di lavoro, di vita normale, a simboleggiare il fatto che questa persona, questo paziente, ma io parlo di persone più che di pazienti, ha avuto un beneficio da restaurare il suo sorriso, ha avuto una qualità di vita migliore, ha avuto dei benefici e questi benefici li gode, ne usufruisce nel suo ambiente normale. Il signor Giampieri è stato all'altezza di questo compito e questo mi ha dato veramente più entusiasmo per realizzare questo evento. Si parlerà di quelli che io ritengo strumenti della mia ricerca professionale, ma anche della mia vita professionale. Partiamo dall'estetica, ma estetica non solo come aspetto esteriore, estetica secondo il concetto classico di bellezza, che vorrebbe dire non solo forme, non solo corpo, esteriorità, armonia di vari elementi che sono i componenti del sorriso, ma anche armonia con lo stile, la personalità, l'interiorità di ogni persona. Questo a raccontarlo è un po' pare semplice, invece è la sfida più grande per chi si occupa di estetica del viso e di odontoiatria estetica. Dottore, se è vero che insomma, gli occhi sono lo specchio dell'anima, lei che ha anche sviluppato un'introspezione, da quello che sento, anche molto forte sull'estetica del sorriso, come definirebbe il sorriso appunto? Il sorriso, riporto la citazione di un famoso chirurgo plastico degli anni 70. Diceva che il sorriso presiede alla bellezza facciale, è il protagonista e il direttore d'orchestra di una serie di elementi che da soli potrebbero anche essere quasi neutri. Questa cosa, che è stata detta a fine anni 70 da questo famoso chirurgo plastico, si chiamava Abukaya, riassume quello che poi è stata la mia filosofia a seguire. Questi elementi, posso dire quali sono i tre elementi che caratterizzano il cosiddetto sorriso dentolabiale, sono i denti, le labbra e le gengive. Questi elementi devono avere un'armonia quando si espongono durante le varie funzioni che la nostra bocca ha, che non è solo quella di masticare, ovviamente. Diamo per scontato che se facciamo denti li facciamo anche per masticare, ma ha anche la funzione di comunicare. Il sorriso è, diciamo, la forma più potente di comunicazione. Come giustamente ha detto lei, gli occhi sì, sono lo specchio dell'anima, ma per esprimere un'emotività che noi tutti abbiamo quando incontriamo una persona, ci incontriamo e sorridiamo. Lei pensi, si apre una porta e la riceve una persona sorridente, le dà la mano sorridente, le viene incontro. Quello che seguirà è influenzato molto da questo. Se la persona che la riceve magari non ha quel sorriso, probabilmente sarà influenzato in un altro modo. Questo secondo me è il sorriso. Insomma, mi sembra di capire che condiziona, il sorriso condiziona in maniera determinante le relazioni interpersonali, dottore. Ha un impatto sulla nostra vita notevole. Io però volevo approfondire anche un aspetto, perché lei parla di armonia. E vedo riportate nel materiale che lei ci ha fornito anche molti disegni, molte rappresentazioni classiche, dove l'armonia era sinonimo di simmetria. E però
la simmetria spesso e volentieri nel sorriso, come anche nell'identità di ognuno di noi, non è un elemento caratterizzante. Insomma, per essere più concreti, non necessariamente la simmetria in bocca, dei denti o delle gengive o di un sorriso è sinonimo di armonia, o sbaglio, dottore? Insomma, come coniuga la simmetria con la simmetria che però caratterizza e magari distingue ognuno di noi e lo rende unico nel suo aspetto? Guardi, io sono spontaneo, le posso fare un complimento. Lei ha colto, anche senza nessuna preparazione, un aspetto importante. Sì, parliamo di simmetria, parliamo di equilibrio di forme, però l'armonia, oltre tra forme, è qualcosa che va al di là delle forme esteriori, e mi collego al concetto classico di bellezza. Deve essere in armonia anche con lo stile, con l'interiorità. La cosa che ho detto prima può apparire magari ripetitiva, ma è il nocciolo di tutta questa, diciamo, evoluzione verso una formazione che ha al suo centro l'aspetto, quindi il viso, il sorriso di una persona. L'armonia, si potrebbe dire, è l'equilibrio tra forma e funzione, perché parliamo di un apparato anche complesso che è la bocca, per cui armonia tra forma e funzione è quello che cerchiamo di ottenere, ma non solo. Questo lo otteniamo con l'armonia di forme, con le simmetrie. Ci sono molti studi sulla forma dei vari elementi che compongono il sorriso che noi dobbiamo studiare, conoscere per elaborare e tirare fuori quello che è di positivo, cercando di nascondere quello che è negativo, perché non con tutti la natura è stata così generosa. Certo. Insomma, abbiamo qualcosa da aggiustare. Beh, armonia fra le forme, ma anche armonia con l'interiorità della persona. Come ho detto prima, è un po' difficile spiegare questo, però io sento una persona, cerco di capire qual è il suo stile, qual è la sua personalità e cerco di sottolineare quegli elementi che danno enfasi a questo perché magari sono più piacevoli. Quindi lei in buona sostanza ottimizza quella che è la peculiarità di ognuno di noi, non è che va, è un peccato stravolgere, insomma, l'identità anche. Bravo, bisogna riconoscere, perché travolta lo è delle volte, sia per piccoli errori della natura, sia per errori dell'uomo, perché diciamoci la verità, capita anche questo. Quindi sì, quello che ha detto lei è quello che cerco di fare. Speriamo di anche perché immagino, dottore, che questo suo obiettivo strida, cozzi un po' con quelle che possono essere le richieste delle persone, alias pazienti, che invece magari concepiscono una bellezza facciale improntata sulla simmetria, sulla perfezione, no? Sì, bravo, ha toccato un altro elemento molto importante. Direi che l'armonia, un'altra definizione, è la perfezione imperfetta. Lei pensi al viso di Marilyn Monroe. Se uno la va a esaminare, perché chi studia l'estetica del viso, queste cose fanno parte della nostra preparazione base, sui libri troviamo queste analisi, non c'era molto di simmetrico in quel viso, però quanta storia, quanto fascino, la perfetta imperfezione. Cerchiamo di, in qualche modo, di riconoscere questi elementi e di porre enfasi, magari nascondendo quelli che un po' sono meno piacevoli. Cerchiamo di fare questo. Questo è il mestiere. È un mestiere quotidiano. Esatto, questa è una missione, come dicevo. Beh, oddio, non vorrei aspirare a tanto, però ci vogliono le conoscenze, ci vuole la tecnologia, è inutile, ma ci vuole anche la preparazione per utilizzare questo. Ma io penso, un'altra frase che poi troverà, magari l'avrà già letta, che non è la tecnologia di per sé non dà tutto questo, ci vuole l'uomo, la passione di un medico che magari vuole ottenere certi risultati e si è allenato nella sua carriera a produrre questo tipo di risultati. In questo senso potrei essere d'accordo con lei, perché magari le scelte che sono alla base delle nostre azioni, quello che si chiama filosofia, anche secondo i filosofi moderni che hanno esaminato i vecchi filosofi, filosofia oggi vuol dire questo, ciò che è dietro le nostre azioni, ciò che muove le nostre azioni. Quindi se io scelgo di lavorare in questo modo, mi attiverò a raccogliere, ad avere tutti questi elementi che mi portano verso questo risultato. Libertà di scelta per ognuno, però un medico secondo me ha questo come dovere etico.
Dottore, qui sembra di parlare di odontoiatria olistica, mi passi il termine, però tornando all'evento, alla mostra fotografica, quale è il messaggio, qual è l'invito magari che lei questa sera rivolgerà ai suoi uditori? Allora, se mi permette, l'invito, siccome è una festa per, diciamo, celebrare, se mi permette sì, il termine, sì, certo. I 30 più anni di dedizione e di cura a questi pazienti, a queste persone, che ognuno di loro veramente, io quando lavoro delle volte ho delle sensazioni bellissime di tenerezza, di affetto, anche se non sono miei parenti, ma sono sentimenti, ma io vivo così la mia realtà quotidiana, quindi essendo una festa per loro, quello che ho da dirgli, siete voi i veri protagonisti, a voi dedico questo trentennale. Io con questo la ringrazio, dottore, e le do appuntamento ai nostri ascoltatori con il dottor Ioannis Corcolis questa sera a Villa Vitali alle ore 17:30 con la mostra fotografica evento Bellezza, Sorriso e Armonia. Grazie. Vi ringrazio moltissimo, ringrazio Radio Fermo 1 dell'invito e lei che mi ha fatto, mi ha tirato fuori dalle mie difficoltà di parlare, è stato bravissimo. Difficoltà grazie comune. Mille. Grazie dottore. Flashback. I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe. But we